Buonasera, benvenuti a Contropiede, puntata calda quella di oggi, all'indomani dell'annuncio da parte del presidente del Messina Sciotto di passare la mano. Non voglio più rimanere a dispetto dei santi, in sostanza questo è il messaggio che possiamo sintetizzare del proprietario del Messina, che annuncia la nomina di un commissario straordinario di cui ancora non conosciamo l'identità 24 ore dopo, che dovrà di fatto gestire l'interregno fino all'avvento di una nuova proprietà. Se non dovesse arrivare, dice Sciotto, che dunque mette in vendita il Messina, alla fine di questa stagione liquiderò il club, quindi non iscriverà la squadra al campionato. Quindi capite che si tratta di un momento, non so se positivo o viceversa neutro, certamente non negativo per tutto quello che abbiamo vissuto in questi mesi. Dicevo, certamente un momento crocevia del quale discuteremo stasera con i miei ospiti, che gioco forza sono dei colleghi. È stata una scelta precisa perché dobbiamo ragionare realmente su quelle che sono le prospettive che si aprono. Francesco Certo di Corner Messina, bentornato Ciccio. Buonasera Pietro. E bentornato anche a Davide Mangiapane di Messina nel pallone. Buonasera Davide. Buonasera, buonasera a tutti. Rappresentate le nostre due testate partner, immagino è scontato che sarà massiccia la vostra partecipazione, come peraltro è accaduto ieri durante la diretta radiofonica di Radio Amore dopo la fine della partita. Gregorio Parisi, pronto a interagire con voi. Gregorio. Buonasera Pietro, buonasera a tutti gli amici da casa. Vi invitiamo a mandare i vostri messaggi, come già in tanti stanno facendo, al 338-9449-655 per partecipare alla discussione sul futuro del Messina. Ieri sulle pagine di cornermessina.it e messinanelpallone.it nel nostro sondaggio vi abbiamo chiesto: passo indietro di Pietro Sciotto e Messina in vendita, pensi che da qui a breve arriveranno offerte concrete? La scelta è chiaramente tra il sì e il no. In questo momento c'è pessimismo, c'è abbastanza pessimismo nella tifoseria, si pensa che non arriveranno a breve offerte concrete, però voi continuate a mandare messaggi come già state facendo, così vediamo anche se durante la serata riusciamo anche a sviscerare qualche nuovo tema e magari a portare qualche contributo alla causa del Messina. Sono molto contento di avere ospite stasera per il Focus il Team Nibali. Parliamo di ciclismo, uno degli sport più amati a Messina, una grandissima tradizione. C'è Lillo La Rosa insieme a tutti i suoi ragazzi di oggi e di ieri, definiamoli così. Lillo, con loro parleremo più tardi di questa bella avventura che grazie a Vincenzo Nibali è partita da qualche anno nella nostra città, nel nostro territorio, che nonostante appunto la tradizione di cui parlavamo mancava in questo senso di una realtà in grado di formare nuovi atleti. Noi vogliamo restringere il più possibile oggi la pagina, tornando al calcio, dedicata agli aspetti tecnici. Ieri la sconfitta del Messina alla Cireale, ma dovere di cronisti ci impone comunque di parlarne. Vediamo com'è andata al Tupparello. Impegno esterno fondamentale per il Messina, che dopo l'approdo alle semifinali di Coppa Italia si rituffa in campionato e affronta la trasferta di Cireale. Gara storicamente ostica per i peloritani, KO 1-0 lo scorso anno per mano di Cocimano, ma che quest'anno deve fruttare punti importanti nella corsa alla salvezza diretta. Diegioni conferma il 4-3-3 e sostituisce lo squalificato Biondi con Traditi, mentre D'Ascoli occupa l'ultimo slot da under, soffiando la fascia destra all'olandese Janse. Conferma tra i pali per Lorenzoni, in difesa torna a titolare Zappalà che fa coppia con Ferrante. A sinistra c'è Barbera, poi linea mediana completata dagli under Ramadio e Bossa, pienamente recuperato, mentre davanti, considerate le non perfette condizioni fisiche di Marzullo, viene riproposto il tridente leggero arcidiacono Cocimano Catalano. La gara inizia sul sostanziale filo dell'equilibrio, il Messina tiene bene il campo e fronteggia senza difficoltà lo sterile possesso palla dei locali. Al tredicesimo la prima palla gol coinvolge l'intero tridente di Biagioni, Catalano appoggia per Cocimano, cross per Arcidiacono e colpisce sotto misura, ma è chiuso in corner da Campanaro. Tre minuti prima della mezz'ora D'Ascoli commette fallo su Madonia e viene anche ammonito. Sulla seguente punizione lo stesso ex Agregas irrompe sul primo palo Manfrellotti, che tocca la sfera quanto basta per ingannare Lorenzon. La Cireale in vantaggio, il portiere brasiliano non esente da colpe. Manfrellotti poi colpisce il Messina per la terza volta in stagione dopo la doppietta messa a segno all'andata. Gli acesi provano a far male ancora da fermi. Al 37esimo su corner di Manfre, Savonarola stacca di testa e chiama Lorenzon alla parata in tuffo. Buono l'intervento del verde oro, anche se il colpo di testa del folletto acese sembrava piuttosto centrale. È l'ultima emozione di un primo tempo che si chiude con la Cireale in vantaggio per 1-0.
Il Messina sembra approcciare la ripresa con grande vitalità e al 50esimo Bossa conquista palla sulla propria tre quarti, innesca Mario che percorre un paio di metri palla al piede e serve Arcidiacoli. Si sovrappone e viene premiato Barbera, il cui cross è perfetto per Cocimano che stacca di testa e colpisce a botta sicura, ma Biondi vola a mano aperta e compie un autentico miracolo. Messina un passo dal pareggio e al 55esimo Biagioni si gioca la carta Marzullo che prende il posto di Traditi. Squadra trazione anteriore e 3 minuti dopo Catalano cross dal fondo. Proprio Marzullo non ci arriva di un soffio e la palla sfila verso il secondo palo dove c'è Arcidiacono che a porta vuota colpisce un clamoroso palo. Errore incredibile del capitano e Messina neanche fortunato. Passato lo spavento, la Cereale si fa vivo ancora una volta su azione d'angolo. La sforbiciata di Campanaro diventa un assist per Gabriele Aprile che da due passi spedisce altissimo. Poi è Marzullo a dare un cenno di vita ma il suo colpo di testa termina abbondantemente largo. Di fatto sarà l'ultima vera occasione della gara, la Cereale controlla Messina mentalmente fuori dalla contesa e non concretizza due buoni contropiedi che avrebbero chiuso anzitempo la gara. Pagata a caro prezzo la nuova disattenzione di Lorenzon, già protagonista in negativo contro Cittanovese al Balonga, e Messina sempre più invischiato all'interno di una zona playout dalla quale sembra impossibile tirarsi fuori e con il caso sciotto ad alimentare le difficoltà di una stagione davvero maledetta. Questa è la partita, i punti forse il Messina non avrebbe neanche meritato di perdere, clamoroso il palo colpito per esempio da Arcidiacono, ma resta il fatto che si becca gol sistematicamente nello stesso modo, resta il fatto che assistiamo a una clamorosa involuzione di Lorenzon che di fatto anche questa settimana si è portato il pallone dentro la porta. E chiedo al tecnico, diciamo, dei giornalisti messinesi, vale a dire Ciccio Certo, come capita che un estremo difensore che fino a qualche settimana fa veniva considerato un autentico talento improvvisamente diventa un problema per questa squadra? Intanto è un portiere che ha caratteristiche molto particolari, che è molto istintivo, molto bravo dal punto di vista delle reazioni veloci. A Bari ha fatto una grande partita da questo punto di vista. Credo che ci sia da ragionare sul lavoro che viene fatto durante la settimana, perché ne parlavamo anche fuori onda. Io penso a Meo, lo scorso anno con il proprietario Manganaro faceva un grande lavoro anche mentale, soprattutto fuori dal campo. Quest'anno invece ha lavorato con un altro preparatore e ha cambiato radicalmente le sue prestazioni. Lorenzon è caduto di livello dal punto di vista delle prestazioni da quando è arrivato ad oggi. Questi sono errori di poca concentrazione, perché qui è chiaramente parte troppo tardi, va anche male col corpo perché è sbagliato proprio l'approccio alla parata, quindi probabilmente si lavora troppo poco sia dal punto di vista psicologico, perché un portiere è una cosa che conta molto, e non so dal punto di vista tecnico che tipo di lavoro viene fatto durante la settimana. Però Pietro, sappiamo che dalla prima giornata tutti e tre i portieri che si sono alternati nel Messina hanno dato prestazioni negative, significa che esiste un problema anche di lavoro sul portiere, perché da Aragone a Meo a Lorenzon tante volte abbiamo raccontato di errori individuali dei portieri che hanno tolto tanti punti al Messina. E poi succede anche che alla 11ª sconfitta del Messina su 22 partite, un numero horror, da film horror, anche un buono come Davide Mangiapane si scaglia contro il tecnico Biagioni e scrive: sarebbe stato esonerato in qualsiasi altro contesto. L'ho convinto. Mi ha proprio stupito il tono anche con cui oggi ha scritto questa nota su Messina il pallone, perché insomma ci si è andato giù duro. Sembro buono perché parlo piano, però cazzo pure io, voglio dire. No, su questo non dico, abbiamo no, quindi dico, metti sul tavolo, al di là di Sciotto, al di là del clima di incertezza, al di là di tutte le problematiche di cui parliamo da tempo, le responsabilità del tecnico, dell'allenatore, dal punto di vista anche della imprevedibilità della manovra della squadra. Perché dai, lanci lunghi a scavalcare il centrocampo, punto. Abbiamo visto 17 partite, ha fatto un girone, quindi adesso un girone. Voglio dire, non c'è nessuna evoluzione in positivo di questa squadra. C'è stata a un certo punto la creazione di un gruppo che credo prescinda anche dalla presenza dell'allenatore, seppure comunque dico un allenatore può essere bravo a romperlo un gruppo più che in certi casi a costruirlo, comunque è stato bravo a non romperlo, ecco. Mentre per il resto, dico, sia per il lavoro settimanale che per quello che si vede in campo, dico, ho grosse difficoltà a considerare Biagioni l'uomo giusto per questa situazione, fermo restando che dico, abbiamo dato o stiamo dando decine e decine di alibi sia ai giocatori che all'allenatore quest'anno. Sono d'accordo. Forse sarebbe il caso anche di dire che
Bisognerebbe fare qualcosa anche su questo fronte, bisogna farlo prima possibile perché dico, restano adesso 12 partite, si è rimasti impelagati in questa posizione di classifica. Sì, il Logri credo che sia a 5 punti, sì. Però basta una partita, un paio di partite che vanno male, poi si diventa effettivamente, cioè poi i play-out diventano non un risultato negativo, ma diventa un obiettivo. Diventa la speranza che si entri nel adesso play-out. Però sul discorso della classifica torniamo, perché volevo chiudere il capitolo dedicato all'allenatore con una domanda molto secca che vi voglio fare. Prima si parlava della capacità di incidere sul gruppo. Voi pensate che ancora esista, forte o meno forte, un rapporto fiduciario tra la squadra e il trainer, o questi risultati, questi cali di tensione, queste 11 sconfitte possono lasciar pensare qualcosa di diverso che abbiamo probabilmente sottovalutato visti gli altri problemi con i quali dobbiamo fare i conti? No, intanto io credo che gli altri problemi siano legati anche all'aspetto tecnico, perché una grande parte della contestazione, soprattutto i tifosi, tutto, sì, nasce anche dal fatto che il Messina in Serie D non può essere terz'ultimo in classifica. Come l'anno scorso non può aspettare il mese di novembre-dicembre per risalire la classifica. Quindi l'aspetto tecnico secondo me è centrale, anche perché l'abbiamo detto tante volte, per diventare appetibile come società, anche per il bando per gli stati, la squadra doveva essere in un'altra posizione di classifica. Ieri ti sentivo Radio Amore, la Turris il campionato lo sta tenendo in vita, perché non è vero che se c'è il Bari è finita. La Turris ha potenzialmente, tra penalizzazione e partita in meno, 4 punti di differenza. Una partita, esattamente. Ieri ha vinto lo scontro diretto, quindi il Bari è battibile. Era un campionato che si poteva giocare. Quindi, secondo me, l'aspetto tecnico è fondamentale. Invece, è proprio l'aspetto tecnico che è stato tralasciato dalla società, che si è affidato a un allenatore che ha dimostrato immediatamente di non essere all'altezza di quello che doveva fare. Dico, ma risalire quello che è stato oggi. Per quanto riguarda oggi la squadra, secondo me il problema della motivazione può essere più legato al fatto che non c'è nulla alle spalle anche dell'allenatore, perché è una squadra troppo strana, perché in Coppa Italia poi non solo vince ma gioca anche, e poi invece quando torna in campionato probabilmente sente una pressione particolare e diversa. Io non credo che ci sia scollamento tra squadra e allenatore, io credo che siano due gruppi, quello tecnico e quello della squadra, limitati, e che insieme producono questi risultati. Scollamento sì o scollamento no nei rapporti gruppo guida tecnica? Allora, l'anno scorso avevamo visto un tipo di approccio fra allenatore e calciatori completamente diverso. Da maestro a discepoli. No, c'era Modica che faceva, diciamo, la parte del buono, diciamo, e c'era il suo secondo che invece provvedeva a dare le mazzate ai giocatori quando si trattava di fare l'allenamento. Oggi, comunque, adesso non si capisce bene chi fa cosa, perché addirittura anche nel programma settimanale di allenamenti ci sono delle difficoltà a capire prima cosa che si deve fare durante la settimana. C'è vero anche che il lavoro settimanale è stato influenzato molto dal fatto che ci sono state molte partite infrasettimanali, per carità. Dico, però non si vede. Dico, io ho seguito un paio di due o tre allenamenti della squadra quando si sono allenati a Bisconte. Al Despar Stadium. Al Despar, sì. E, diciamo, non ho visto un lavoro svolto nel modo in cui veniva svolto. Lo saresti aspettato? Sì, doveva svolgersi, perché dico molto. Vedevo l'allenatore separato, cioè, ho visto l'allenatore con il direttore sportivo seduto in panchina e i giocatori che si facevano il torello. Autogestione, poi si faceva una serie di esercizi, poi si faceva la partita. E quindi viene alla mia domanda. Qualche dubbio ti viene? Sì, ma voglio dire, non è nemmeno responsabilità solo del tecnico, perché dico, se c'è una società, nasce da tutto quello che c'è a monte con la società. Del quale parleremo adesso, però necessariamente, purtroppo, l'occhiata alla classifica adesso dobbiamo darla, perché il tempo stringe, le giornate passano e la graduatoria, se possibile, si fa ogni settimana più difficile e inquietante. Vedete, terz'ultimi in classifica del campionato di Serie D, quota 21 punti. Il Locri, che è la prima squadra fuori dalla zona play-out, è a quota 24, e ieri fino agli ultimi minuti della partita il Locri stava vincendo, quindi il distacco sarebbe quasi raddoppiato se la formazione regina fosse riuscita a vincere contro la San Cataldese. È andata bene anche in ottica Messina nella partita del Troina, che vinceva a Gela e avrebbe allungato una che di diritto viene considerata una contendente, una squadra che dovrebbe lottare per evitare i play-out. Quindi questo è il quadro piuttosto allarmante, al quale non sappiamo onestamente che tipo di rimedio si possa trovare. Anche dico, perché domenica vi anticipo appunto che domenica si giocherà con la Turris, che
deve recuperare la partita con il Rotonde e quindi potenzialmente è ancora in bilico per contendere, chiaramente con pochissime chance, il campionato al Bari. Quindi il quadro è veramente difficile e ieri, e veniamo dunque al tema principale della serata, a rendere tutto ancora più teso, è arrivato l'annuncio da parte del presidente Sciotto di voler passare la mano. In sintesi, Sciotto dice: non voglio interessarmi più da quest'oggi insieme alla mia famiglia del club, nominerò un commissario straordinario per l'interregno, lo stesso commissario si dovrà occupare di individuare o di intavolare trattative con terzi interessati a acquisire il club. Se non arrivassero offerte rilevanti, degne di questo nome, al termine della stagione l'associazione calcio Rilancio Messina chiuderà i battenti, la squadra non verrà più iscritta al campionato. Ora, sento immediatamente i miei colleghi, ma una piccola chiosa da parte mia la ritengo doverosa. Non mi soffermo più di tanto sulla vicenda del commissario straordinario, perché fino a quando non conosceremo chi verrà nominato non possiamo dare un significato a questo tipo di iniziativa. Certo, se viene nominato l'avvocato di fiducia di Sciotto, il commercialista di fiducia di Sciotto, siamo al Festival delle Comiche, perché è evidente che il numero uno del Messina continuerà a gestire in modo assolutistico, utilizziamo questo termine, la società. Piuttosto invece è importante il secondo aspetto, vale a dire l'annuncio ufficiale di voler vendere il club. Ora, al di là del fatto che Sciotto sia convinto a farlo o meno, si tratta di un passo che mette due diverse componenti all'angolo. Da un lato quegli imprenditori, se ci sono, che almeno a parole hanno dimostrato negli anni scorsi un interesse per il rilancio del calcio a Messina, se ci sono, perché io ve l'ho detto tante volte in questi mesi, ho seri dubbi. Dall'altro mette all'angolo l'amministrazione comunale, dire le istituzioni in generale, che hanno il dovere di intervenire. Adesso non hanno soltanto l'onere morale, ma proprio una sorta di dovere quasi giuridico, visto che c'è il rischio che il calcio a Messina scompaia, visto l'annuncio di Sciotto. Intanto i miei colleghi, e poi continuiamo su questo, sentiamo anche gli amici. Intanto sì, sono d'accordissimo con te. Dalla nomina del commissario passa la credibilità del comunicato di ieri, perché oggi i rumors erano o Lello Monfredi dal direttore generale a commissario, o proprio il commercialista della famiglia Sciotto, Giliberto, che diventa il commissario. Se dovesse essere questa la scelta, a questo punto veramente il comunicato di ieri diventa risibile, perché cambierebbe veramente pochissimo. La parte più importante è proprio quella del disimpegno a fine stagione, perché quando alla fine la società dice sì, noi ci dimettiamo, diciamo sì, però gestiremo dal punto di vista economico la società a fine anno, è un discorso. Il disimpegno a fine anno, come giustamente dicevi tu, fa giocare tutti a carte scoperte, perché adesso non ci sono più alibi. Ecco, mi piace questa, fa giocare tutti a carte scoperte. Se c'è qualcuno che è veramente interessato a subentrare alla famiglia Sciotto, comunque a investire nel calcio messinese, meglio di adesso non può fare, perché è il momento di agire. Sciotto ha messo la squadra, la società ufficialmente in vendita, già da stamattina chi voleva poteva... No, non lo può fare perché ancora non sa chi rivolgersi. Sì, questo è vero, questo è vero. Deve aspettare la nomina del commissario. Per quanto riguarda l'amministrazione comunale, il sindaco è sempre stato silente su questo argomento. La speranza è che adesso prenda anche questa responsabilità, anche se oggi ho sentito che sta andando in ritiro spirituale, se non sbaglio. Io voglio dire, quindi, un paio di giorni di riposo, aspetta il commissario anche lui. Forse aspetta il commissario anche lui. Voglio dire una cosa prima di sentire anche Mangiavale, perché prima ho dimenticato di evidenziarla. Vista appunto la situazione attuale dopo quel comunicato, credo che sia onere non soltanto della giunta comunale, ma di chi rappresenta l'elettore a Palazzo Zanca, vale a dire i consiglieri comunali, di prendere di petto questa questione. E mi rivolgo soprattutto a un paio di consiglieri comunali che per, non so, 35-40 anni hanno frequentato la curva e quindi sono tifosi veri, che sanno cosa significa la passione per quella maglia, la sofferenza, l'amarezza per le sconfitte, la gioia per le vittorie. Sanno quanto è stata dura risalire, quanto è stato altrettanto duro accettare la discesa negli inferi, condividono con noi tutti questi sentimenti. Non faccio nomi perché chi è interessato da questo discorso sa
di cosa sto parlando. Quindi tutto il civico consesso, tutto il consiglio comunale, ma in particolare, consentitemi, coloro che per decenni hanno frequentato la curva, sono stati iscritti ai club e che oggi siedono su quegli scranni, hanno, se mi consentite, un diritto dovere in più rispetto agli altri di battere i pugni sul tavolo dell'amministrazione comunale per provare a sbrogliare questa matassa. Davide. A proposito di questo discorso del comune, o a proposito della... Allora, intanto di questa cervellotica decisione, per esempio, di annunciare la propria idea di abbandonare alle 15, cioè no, cos'è? Ma cos'è? Cioè, perché poi bisognerebbe anche analizzare il personaggio da altri punti di vista, no? Scomodiamo a volte. Potremmo, magari dovrei invitare uno psicologo. No, sì. Cos'è? Voglia di ribalta fino all'ultimo? Perché cosa sarebbe cambiato? Non lo so, guarda, io oggi ho visto le foto di Acireale. Era una Acireale, peraltro, sì, l'abbiamo detto ieri in radio. Sia Sciotto che suo figlio e anche altri della società, fra l'altro erano lì con Pasquale Leonardo della Acireale ed altri. Per cui cioè tutta la famiglia al completo. Mentre era lì a fare le foto, contemporaneamente veniva pubblicato questo comunicato alle 15, per il momento in cui è fischiato. Tieni conto all'inizio. Che nessuno della società era al corrente di questa cosa. Anche se, voglio dire, nella settimana scorsa c'erano state diverse, diciamo, incontri, Sciotto aveva fatto una serie di incontri appunto per... con tutto il mondo, diciamo. Sì, più o meno il solito, diciamo, come con sua consuetudine. Anche più del solito. Anche più del solito, sì. Anche se susseguissi uno all'altro e con argomenti totalmente opposti, per cui forse credo che anche lui in certi con un interlocutore costruiva il futuro, sì. Con l'altro invece pensava al contingente, con l'altro ancora al potenziamento della squadra, e direttori sportivi impredicato di ritornare sullo stretto. Su Sciotto ho un'idea, forse condivido con alcune persone, non con tutti. Cioè la capacità, sarebbe stato un presidente che ci avrebbe fatto divertire molto come personaggio, dico, se ci fossero state con condizioni diverse e magari avesse avuto la possibilità di ragionare un po' di più e avere un rapporto diverso con chi lo doveva, diciamo, con chi doveva avrebbe dovuto lavorare con lui. Purtroppo questo non è successo perché fa parte del suo essere, quindi io è inutile andare a dire quello che poteva essere non è stato, e la responsabilità maggiore è la sua, lo riconosce, credo, lui nei momenti in cui, diciamo, si sveste di quell'orgoglio molto forte che lo contraddistingue. Lui ha questa cosa di questo orgoglio suo personale, e quindi questa matassa per sbrogliarsi non sarà molto semplice, perché, come dici tu, per esempio, è già paradossale che bisogna, diciamo, cercare di far comprendere al primo cittadino di una città come Messina che comunque si deve coinvolgere per cercare di stimolare un interesse attorno alla squadra di calcio. Cioè, da altre parti, l'abbiamo detto più volte, dico, è normale. Cioè, è successo a Catanzaro, è successo a Reggio Calabria, è successo in tutti i posti. Avellino, Bari, Reggio Emilia. Cioè, tutti, il sindaco, ma non perché è compito del sindaco cercare gli imprenditori, però... soprattutto qui, dico che un anno e mezzo fa la squadra è stata data a Sciotto dopo un bando del comune, bando che fra l'altro non era scontato che venisse fatto, se ricordate, come assolutamente. Se ricordate che a Corinti allora disse: prima parlo con le società, poi vediamo se c'è qualche imprenditore che viene e vuole fare la squadra. Cioè, non era così negli altri posti, dico, non è stato così in tutti i posti in Italia, non è stato così. Cioè, qui abbiamo il paradosso che sono 25 anni che i sindaci di questa città non gli interessa assolutamente nulla del calcio. Come ho detto l'altra chi volta, è stato l'ultimo ad occuparsi realmente? Mario Bonsignore, da ma io ricordo l'ultimo che ha fatto un intervento pubblico era Bonsignore, e fra l'altro non portò nemmeno tanto bene, perché fu l'anno in cui poi il Messina, l'ACR, quello vero, poi ci però fu era una processione dalla però era uno presente. Alla serie C. Da sindaco era uno presente. Sì, nel senso disse, mi ricordo, andò in televisione a dire nel periodo di Natale, dice, noi daremo una mano alla società, quindi i Massimini, i fratelli Massimino, intervengano sul mercato, e poi ci fu un intervento sul mercato, poi quella squadra retrocedette in Serie C, e poi l'anno dopo ci fu la scomparsa, diciamo, dal calcio professionistico. Però voglio dire, qui a Messina è considerato il calcio un argomento tabù, sia dai politici, sia dagli amministratori. Ma perché secondo te, in 30 secondi, Davide, perché? Ma non lo so, c'è un atteggiamento strano, come di snobismo,
nei confronti del calcio, che viene considerato un fenomeno troppo popolare da una parte degli imprenditori di questa città o di quelli che si definiscono imprenditori in questa città, e da parte dei politici non ne parliamo proprio. Cioè, dico, ma no, non vogliamo pensieri, queste cose, ma assolutamente no, il calcio non è argomento nostro. E quindi poi si apre la strada a gente, personaggi, quelli che abbiamo visto in questi ultimi 10 anni, improponibili, che abbiamo raccolto, dico, un circo. Sentiamo un po' la gente da casa, Gregorio, allora. Sì, Pietro, perché come prevedibile in tanti stanno scrivendo le loro opinioni e tanti messaggi sono abbastanza pessimisti. Ce n'è uno che è rivolto proprio a te. Sì. Pietro Di Paolo, ti voglio bene. Ieri troppo ottimisticamente dicevi che già oggi ci sarebbe dovuto essere un incontro tra il sindaco e il presidente dimissionario Sciotto. Speravo. Come ti ho scritto anche in radio, è più probabile che arrivi la neve a Messina piuttosto che questo incontro. Infatti certe fonti facevano notare come il sindaco oggi fosse in ritiro spirituale, bel modo per affrontare l'argomento, ci scrive Pietro. Vabbè, magari il ritiro spirituale l'aveva deciso prima, oggi, domani o dopodomani, l'importante è che prenda in mano questa patata bollente. Non è discrezionalità, sindaco, non ha alternative. Ben più pessimista è Massimiliano. Ma di quali prospettive parlate? Con quali imprenditori? Ma avete idea della realtà economica e sociale nella quale ci troviamo? In una città sempre più marginalizzata, che si sta spopolando e impoverendo anche culturalmente nel disinteresse generale, sempre meno giovani, con una classe politica, politica e dirigente che è là da decenni. Sciotto, con tutti i suoi enormi, giganteschi limiti caratteriali e culturali, doveva essere gestito meglio. Scusatemi, ma le vostre sono pie illusioni. Dopo la genialata di scacciare i Franz, eravamo in B, adesso la levata generale ci toglierà anche questa misera D. I Franz non li ha scacciati nessuno, i Franz se ne sono andati, non hanno iscritto la squadra in Serie B, esatto. Unico caso nel mondo. Una scelta imprenditoriale, peraltro. Non dobbiamo essere provinciali nell'individuare come unica alternativa operatori economici locali. Certo. È evidente che sarebbe la soluzione auspicabile, perché un imprenditore dovrebbe avere una funzione sociale, quindi dare al territorio quello che ottiene dal territorio. Così ci insegnavano a scuola o all'università. Magari qualcuno se lo ricorderà. O chissà, forse se l'è già ricordato, però non metterei però, Pietro, questo limite. Questo va a sposarsi con l'interesse che l'amministrazione deve avere, perché in altre realtà, io faccio un macro esempio che è Zamparini a Palermo. Sì. Zamparini non ha investito a Palermo perché gli piaceva Mondello, la spiaggia di Mondello e il sole, o Guarascio a Cosenza, per parlare di un esempio. Questi sono imprenditori che hanno investito su un certo territorio per avere anche un tornaconto di tipo economico. Messina è una città che io posso essere anche d'accordo con il telespettatore, ha un problema di tessuto imprenditoriale, però proprio per questo motivo, allora, un'amministrazione che vuol risanare la città di Messina, l'aveva detto dalla campagna elettorale, una città che in questo momento ha dei cantieri aperti, il porto di Tremestieri, la via Don Blasco, c'è la riqualificazione di Mare Grosso da fare. Mi pare che ballino oggi con la penna litico circa 100 milioni di euro. Esattamente, un'amministrazione che vuole riqualificare Messina non può snobbare il calcio, perché è un fenomeno sociale ma è anche un indotto commerciale, perché ci ricordiamo i tempi della Serie A, io magari ero più giovane, però i tempi della Serie A facevano indotto in tutto. Giovane pure adesso, non eri. Sì, di voi magari sì. Di lui soprattutto. No, di Gregorio no. L'indotto commerciale rialza il lavoro all'interno di tutta la città di Messina, quindi un'amministrazione che vuole riqualificare la città può anche puntare sull'aspetto calcistico, anche perché stanno scrivendo il bando per la concessione. Scusate, no, ho un tassativo poi di pubblicità e ripartiamo poi dai messaggi con la sottolineatura di Mangiapane. Pausa. Ci siamo fatti rimproverare. Il tema è molto caldo, questo del futuro societario del Messina dopo l'annuncio dell'addio di Sciotto. Io avevo stoppato Mangiapane, ti chiedo scusa, puoi dire quello che volevi? No, a proposito del coinvolgimento del comune, degli amministratori o comunque di chi si occupa di politica e di amministrazione sia a livello locale che a livello più alto. Dico, purtroppo in questa città non c'è chi ha vissuto il calcio e sa quello che vuol dire il calcio come fenomeno sociale e come fenomeno, diciamo, anche economico. Cioè, dire come ho sentito dire e come purtroppo si sente dire in giro a proposito sia del bando che della possibilità di utilizzo degli stadi, che lo stadio San Filippo possa essere assegnato a una società che non si occupa di attività sportiva ma di altro, e che poi possa dare un obolo, fra virgolette, alla società calcistica
di turno. Francamente mi pare una cosa totalmente assurda. Quello stadio è stato costruito per fare calcio, per fare sport, per fare attività che potrebbe essere anche di base. Su questo discorso poi si ne può parlare, si può approfondire, però per quello è stato fatto. Per fare altro si deve cambiare la destinazione di quell'impianto. E comunque non ha senso, cioè logico, se lo stadio si deve utilizzare per fare calcio e per fare anche altre cose che si possono fare, e anche per utilizzare gli spazi attorno per farci attività commerciali, per sfruttamento commerciale. In questa maniera si rende appetibile lo stadio. Ma pensare che adesso si fa un bando per dire e subentrerà una società, o per dire ai tifosi non vi create aspettative, perché bando per lo stadio non si fa per fare attività sportiva, per favorire una società di calcio, per favorire investimenti di imprenditori anche nella società di calcio. In tutto il mondo gli stadi sono stati ristrutturati, resi vivibili e resi appetibili da un punto di vista commerciale partendo dall'attività sportiva. Quindi a Udine è stato fatto, certo, così, a Torino è stato fatto così, a Cagliari, in tutti i posti, in tutte le parti del mondo, in Inghilterra, in Germania, è così. Se poi qua a Messina, perché pensiamo sempre di essere più furbi o più intelligenti degli altri, come è fatto anche nel calcio, come abbiamo citato prima quel momento storico, purtroppo non è così, cioè non siamo più furbi degli altri, possiamo essere a livello degli altri o più bravi degli altri. Scusa Davide, era giusto che ti facessi completare il ragionamento che ho interrotto con la pubblicità, ma ora c'è uno spazio che non era previsto in scaletta, perché durante la trasmissione, durante la pubblicità, mi hanno avvisato, ci ha chiamato proprio un componente del civico consesso, un consigliere comunale, l'avvocato Massimo Rizzo, che peraltro, questo lo dico io, rientra proprio in quel ristretto numero di rappresentanti a Palazzo Zanca che lo stadio lo conoscono bene da diversi decenni, i tifosi, no? Lui è un tifoso. Cosa ci voleva dire? Massimo, buonasera. Buonasera. Massimo, allora, io ho saputo proprio durante la pubblicità che ci avevi chiamato, evidentemente perché avevi sentito la discussione e quella sorta di appello che ho lanciato non solo alla Giunta ma anche proprio a voi consiglieri comunali, soprattutto a chi come te ha frequentato la curva per tanti anni, di, non dico battere i pugni sul tavolo, ma provare a intestarsi questa battaglia. Cosa ci volevi dire? Sì, io chiedo scusa, la trasmissione l'ho sentita a tratti, ma l'argomento lo conosco bene, perché è purtroppo un argomento che ultimamente ricorre spesso. Credo che questo non sia più il momento di gettare le croci addosso ad alcuni. I risultati sono dinanzi agli occhi di tutti, ed è il momento piuttosto di rimboccarsi le maniche e cercare di trovare una soluzione per l'interesse della società sportiva e quindi della città, ognuno ovviamente nel rispetto dei propri ruoli, per quello che può fare. Io sul punto ho ascoltato, ho avuto un incontro per ora telefonico, diciamo così, ma lavoro di persona con il sindaco, con l'amministrazione, perché credo che ora l'amministrazione abbia il dovere civico, mi viene da dire, di scendere in campo, perché la CR Messina è un patrimonio della città, e per la CR Messina mi intendo ovviamente la società, ma tutto ciò che rappresenta, cioè la squadra di calcio che gioca con lo stemma della città di Messina nei campi d'Italia. Da questo punto di vista io ho già anticipato al sindaco, che mi ha dato ampia disponibilità, di interessarmi personalmente per cercare di trovare una soluzione, perché ripeto, oggi questo è lo sforzo che la città deve fare. Non è il momento dei processi, è il momento dei procedimenti che devono portare alla soluzione, perché stante il comunicato che ha fatto la dirigenza del presidente, di fatto al di là dell'impegno che potrà mantenere fino al termine della stagione, la cosa più importante che ha dichiarato, non entra nel merito della sua presidenza perché so quanto è difficile fare calcio a Messina, ha dichiarato che di fatto concluderà il campionato, dopodiché intende disinteressarsi delle sorti della squadra del Messina. E quindi questo, io credo che il sindaco, l'amministrazione comunale Scusami, ti interrompo un attimo, perché se non ho capito male,
Riepilogo, perché qui in studio almeno abbiamo la qualità dell'audio non eccelsa, ma chiaramente avete capito, è stata una telefonata imprevista al volo. Se non ho capito male, hai contattato, vi siete sentiti con il sindaco De Luca e avete fissato insomma un imminente incontro faccia a faccia per provare finalmente a intestarvi come Palazzo Zanca, come comune, come giunta e come civico consesso questa battaglia. Ho capito bene? Sì, benissimo. Nel rispetto dei ruoli, tengo a sottolinearlo, ho telefonato al sindaco e che ha manifestato ampia disponibilità. Ho detto che l'amministrazione comunale deve svolgere la sua parte nelle vicende che riguardano il calcio a Messina, e anche in relazione al fatto che questa amministrazione comunale a breve metterà a bando gli impianti sportivi, compreso il San Filippo e quel che resta del Celeste. E ho chiesto al sindaco, e mi ha detto che lo farà, ma ci vedremo di persona per discuterne meglio, invitare a Palazzo Zanca il presidente Sciotto o comunque la società per discutere il da farsi. Io credo che questo sia un tema rispetto al quale le istituzioni, in questo caso il sindaco, non può guardarlo da lontano, ma deve recitare un ruolo da protagonista, e con esso ovviamente il Consiglio Comunale, perché sapete la situazione, diciamo, anomala che c'è a Palazzo Zanca di un sindaco senza maggioranza. Ma su questo tema non si deve fare politica, questo è uno dei, come dire, tesoretti, quantomeno in termini affettivi, che la città non può rischiare di perdere, anzi che deve cogliere l'occasione per ripartire, consolidare e rilanciare il calcio. Un'ultima cosa da parte mia, proprio una domanda e poi ti saluto. Avete fissato già la data dell'incontro col sindaco? Quando vi vedrete col sindaco per parlare dell'affare Messina Calcio? Io conto di incontrarlo in settimana, perché non credo che sia consigliabile rinviare ulteriormente, ovviamente compatibilmente con gli impegni, perché a Messina tutto manca tranne i problemi. Ma il calcio a Messina è comunque un problema, perché invece deve diventare una risorsa, perché lo sport deve essere una risorsa, non soltanto per gli aspetti sociali, ovviamente, che sono noti a tutti, anche per gli aspetti economici. Credo che l'amministrazione su questa linea ci possa seguire, perché un'amministrazione, come ho cercato di dire poc'anzi, non so se si è ascoltato, che a breve metterà a bando la gestione degli impianti sportivi, quindi come dire, manifesta sensibilità sul punto. Io credo che oggi dalla manifestazione di sensibilità bisogna passare agli atti concreti, e quindi auspico che l'amministrazione comunale, il consiglio comunale e le istituzioni tutte, per istituzioni mi riferisco anche alle associazioni degli industriali, dei commercianti, di chi può dare qualcosa, dare in senso in termini di contributi concreti, debba profondere il massimo impegno per rilanciare il calcio a Messina. Questo è il tema da portare avanti. Grazie perché ci hai dato una bella notizia, grazie all'avvocato Massimo Rizzo, perché quantomeno evidentemente da stasera siamo certi che il tema è sul tavolo del comune. Che dici, Ciccio? No, questa è una notizia intanto, ed è una notizia positiva. Diverse da un intervento istituzionale. Faccio una cosa che mi ha insegnato Mino Ricordani, ma è molto importante, allora, vale a dire, in pochissime parole riassumiamo il concetto. Il consigliere comunale Massimo Rizzo, che parla, aggiungo io, con l'autorevolezza di uno che conosce bene la curva più che il calcio, e anche la materia, oltre che la materia, dice non possiamo più stare fermi. Ho chiamato oggi il sindaco al rientro, mi pare di capire, da un viaggio di lavoro fuori, ci incontreremo, abbiamo già stabilito di incontrarci per poi procedere alla convocazione di Sciotto. Ecco, di fatto, al di là poi di tutto il resto, la notizia è questa. Prego. Sì, questa è la notizia, ed è la notizia più importante, perché in questo momento noi conosciamo bene i rumors che girano attorno ai potenziali acquirenti della società, ci hanno fatto spesso sorridere quello che abbiamo sentito. In questo momento invece abbiamo bisogno che siano le istituzioni a convogliare possibili
esatto, possibili imprenditori, come è stato fatto in altre città che giustamente ci citavate prima. L'esempio più vicino è Reggio Calabria, dove il sindaco Falcomatà aveva trovato un gruppo imprenditoriale e addirittura è stato un altro gruppo imprenditoriale ad arrivare a acquisire la società da Praticò. Però il lavoro di Falcomatà era stato eccellente da quel punto di vista, perché aveva trovato il gruppo e soprattutto è la garanzia l'amministrazione, perché quello che voglio sperare io è che un sindaco, un'amministrazione, un consiglio comunale non si affida al primo che passa, ma si affida a qualcuno che possa davvero dare futuro. Davide, su questo finalmente, non voglio dire accelerazione, ma passi in avanti da parte di Palazzo Zanca, non so se per iniziativa del sindaco, per iniziativa di Massimo Rizzo, ma l'importante è che insomma, si sia deciso di affrontare l'argomento. Ma è fondamentale questo passaggio, perché in tutti gli, come dicevamo prima, in tutti gli altri posti è stato fatto così. Perché come diceva Ciccio prima, dico, chiunque voglia investire vuole anche avere la garanzia che la trattativa non sia, diciamo, non abbia altri passaggi. E qui ecco, il sindaco chiaramente non ci siano delle interferenze. Vale per entrambe le parti, perché il sindaco è garante verso l'imprenditore che investe sulla città e sulla società, cioè, viceversa. E viceversa. Giusto. Abbiamo interrotto i telespettatori da casa e ora proprio un fiume per te, Gregorio, dai, un bel po' di spazio. Allora, buonasera a tutti. Ieri ero tra i 30 presenti da Cireale. Mi chiedo se ora sciotto, almeno sulla carta è andato via. E, mi chiedo se ora che è sciotto, che tutti coloro che dicevano di non venire finché il presidente fosse lui torneranno, e sono centinaia. Vorrei poi sapere cortesemente come sarà gestita da ora in poi la società a livello economico, ovvero di stipendi. Forza Messina, sempre a testa alta, da Antonello. Do per scontato che la copertura economica fino alla fine di questa stagione la garantisca Sciotto, okay, che rispetti gli impegni contrattuali, non è in discussione, non può essere in discussione questo discorso. Poi? Buonasera, perché non parlate con Bramanti? Lui in campagna elettorale ci aveva assicurato di avere un gruppo di imprenditori pronti a rilanciare il calcio a Messina, da Santo. Questo discorso di Bramanti appare anche in un altro paio di messaggi. Se non sbaglio, Bramanti aveva detto che se fosse diventato sindaco o non fosse diventato avrebbe comunque aiutato la squadra di calcio. Era una promessa che faceva ai messinesi. Ma dove è finito il dottor Bramanti? È grave che un medico prometta e poi non vuole e non può mantenere. Questo è un alert che accendiamo, però come dice, poi era un discorso anche legato a delle come dice Mangiapane, tra la cinquantina di c'è sempre di lui un ingresso ogni di imprenditori all'inizio doveva essere una sponsorizzazione forte, però sì. Io ricordo anche di un incontro tra Bramanti e Pietro Sciotto allo stadio San Filippo. Sì, era in campagna elettorale, però è un incontro che al Celeste, mi pare fosse al Celeste. Poi c'è stato anche l'accordo con il centro neurolesi che è stato pubblicizzato due settimane fa. Da tifoso del Messina mi chiedo, ma se voi aveste la possibilità lo prendereste il Messina? Per guadagnarci cosa? Gli ultimi due tifosi locali non sono stati di certo dei grandi presidenti, ma dopo aver speso soldi e tempo si sono ritrovati con i tifosi fuori dai cancelli delle loro attività. Sinceramente, se io avessi la possibilità farei altro invece di investire sul calcio. Questo è quello che pensano il 95% di quelli che dicono di fare l'imprenditore a Messina. Poi è tutto legato alla parte sportiva, perché le contestazioni, soprattutto in questo periodo, non sono legate, perché io lo scrivo sabato, è un paradosso strano, perché noi abbiamo un baratro che è legato a un aspetto sportivo. Negli altri anni invece raccontavamo di fideiussioni che difficilmente sarebbero state pagate, iscrizioni a rischio. Qui è una società solida e sana dal punto di vista economico, che paga però le difficoltà sportive, perché il vero fallimento della gestione Sciotto intanto è sportiva, perché è una squadra che in due anni, anche perché lui aveva detto B in tre anni quando arrivò, in due anni non ha dato nulla dal punto di vista sportivo. L'anno scorso c'è stata una risalita, per me, grazie al lavoro di Giacomo Modica, e questa è una cosa che so benissimo dà fastidio al presidente Sciotto, una cosa che ha sofferto molto, il fatto che per tutti quello era il Messina di Modica, non il Messina di Sciotto. Quest'anno il Messina di Sciotto, quello che ha voluto lui, dei quattro allenatori da Cozza a Biagioni, dei tanti direttori sportivi e dei 50 giocatori, è terz'ultimo. Dai Gregorio, 3-4 dietro uno di non loro. Pensate che un imprenditore che vuole investire nel calcio cittadino preferisca prendere una società sana come il CDM e cambiare la denominazione dopo aver acquisito il titolo Associazioni Calcio Riunite, quello originale dallo Monaco? Massimo. No, Massimo, qui diciamo proprio questo problema non ce l'abbiamo, nel senso che la società è sana per tante motivazioni, non solo per l'amore che Sciotto ha per la società, ma perché chiaramente dal punto di vista anche creditizio e tutto il suo gruppo, che deve dare un segnale al sistema di una solidità che passa
Questo, dai bilanci. Questo, Pietro, è molto importante perché ora, indipendentemente dal calcio, la famiglia Sciotto fa impresa in maniera importante nel settore delle automotive, esatto. E quindi dal punto di vista economico questa società è indiscutibile, dal punto di vista dei bilanci, come giustamente ricordavi, questa è una società sana. Il problema è proprio sportivo. La decadenza è stata sportiva, ma dal punto di vista economico chi dovesse subentrare proprio alla famiglia Sciotto non troverebbe i debiti che sono stati magari ereditati negli anni scorsi. Però questa diciamo sceneggiatura, sì, che è stata letta adesso da Gregorio, è diciamo una, sì, delle storie che gira molto. È una voce, non è? Sì, nel deep web. Ma qui, diciamo, secondo me questo è un falso problema, perché qui non è la questione quale delle due società, il problema è chi. Appunto. Chi, infatti. Vai. Sciotto si sta nascondendo dietro le quinte per non beccarsi critiche e insulti. Andremo in eccellenza, ci scrive Peppe. Ma Leonardi della Leonzio, ho letto che si lamenta che la piazza non lo segue. Ci sono possibilità che investa a Messina? Leonardi della Leonzio. Leonzio. Ma della Leonzio, il proprietario è Leonardi? Leonardi, sì, sì. Fra l'altro catanese, con tutto lo staff, che sono tutti i tifosi del Catania. Sì, sì, sì. Tranne forse Raffa. Se c'è... Anche il capo ufficio stampa è il mio amico Marco Cardi. Sì, è vero, è vero. Vai. Secondo me si arriverà a giugno senza nulla di fatto. Ci avviamo verso un'altra cancellazione. Un film già visto, Domenico. Ora che comunque Messina... Leonardi sarebbe un gran proprietario, perché ha una visione del calcio sicuramente, però Allentini ha fatto delle ottime stagioni, ha fatto anche lo stadio, sì, no stiamo parlando a livello di competenze, sì, sportive, di capacità. Se hai investito su Lentini e non su Messina, ci saranno motivazioni anche legate magari al mondo politico. Poi gli ultimi due, Pietro, sì, ti leggo. Poi magari, se abbiamo il tempo, abbiamo una finestra alla fine, dai. Messina ha bisogno di un grande imprenditore, l'unico a Messina in grado è Franza, altrimenti deve venire qualcuno da fuori, come è successo a Reggio Calabria. Domenica si gioca a porte aperte, ci scrive Michela, sempre nello stesso. No, questo ancora non lo sappiamo. Sappiamo anche quando si gioca. Quindi diremmo una bugia nel risponderti. Ne abbiamo anche un altro che si collega anche con quanto succederà dopo. Visto che in studio c'è il team Nibali, il buon Vincenzo non potrebbe intercedere con il sultano del Bahrain, ecco, e prendere il Messina? Ah no, pensavo che dovesse prendere Nibali. Cioè, no, vabbè, qua, sultano del Bahrain, se gli diamo il microfono a Lillo La Rosa, che insomma, Deus Ex Machina del team Nibali, è amico di Vincenzo, insomma... Anche del sultano del Bahrain. Potrebbe fare veramente da intermediario, Vincenzo, non ci avevamo pensato. Sicuramente lì i soldi non mancano. Aspetta, scusami, il microfono c'è? Sì. Vai, vai. Dico, sicuramente lì i soldi non mancano, però allora io rilancio, perché no un intervento di Vincenzo per salvare la squadra della città, ma perché no anche la costruzione di un velodromo? Dici direttamente città. Vincenzo? Potrebbe anche darsi, perché no, ma se ti do guarda che se ti sente, dare. Poi guarda che c'è l'on demand, se ti sente dopo aver detto questa cosa. Sicuramente domani ci rideremo sopra su questa storia. Però non ridiamoci troppo, perché qui giochiamo con la passione. Sai, la cosa era una battuta la tua, non voglio la creare... mia è una battuta, però ti dico che c'è un profondo dispiacere, perché vedere questa apatia da scirocco crescente in questa città morente anche nel calcio la dice lunga. E poi immagino, invece, noi abbiamo Nibali. E quando dico noi, non parlo a nome del team, ma parlo a nome della città, della comunità tutta, perché è un punto di riferimento non soltanto a livello sportivo, certo, ciclistico, certo, nello specifico, ma a livello umano. Certo. Quindi, peccato. Chiudo così, peccato. Però una raccomandazione col Bahrain, col principe del Bahrain. Però ha detto una cosa giusta, facendo la battuta. Sì, puoi investire direttamente in Nibali, magari se viene costruito un velodromo. Ma questo è un po' quello che... Magari proprio nella zona degli stadi. Esatto, ma questo è un po' quello che deve succedere con un possibile imprenditore. Perché nel calcio di oggi, purtroppo, usciamo dal romanticismo di una volta. Non esiste più il niente per niente. Se viene un imprenditore da fuori a investire, lo vuole fare perché può anche investire sulla città di Messina. Dal punto di vista anche delle costruzioni imprenditoriali, economico, commerciale, questo qui dipenderà. Abbiamo fatto l'esempio di Zampanini, che è quello che ha fatto tra Palermo e la provincia di Palermo. Questo è quello che deve succedere, quindi era una battuta, ma è giusto. Il Nibali di turno, l'imprenditore di turno, deve poter investire non solo nel pallone, ma deve poter investire sulla città di Messina. Questa è una cosa che comunque è un doppio vantaggio, sia per lo sport che per la città. Parlavamo prima di città di Messina, che ieri purtroppo non è andato oltre lo 0-0 con il Roccella. È vero, ha interrotto la serie di 5 sconfitte consecutive, ma come vedevamo prima, la classifica langue. E come? Vediamo le immagini. Yeah.
In un Despar Stadium ancora a porte chiuse, il Città di Messina vuole scacciare la pesante sconfitta rimediata a Portici, la quinta consecutiva, che ha fatto precipitare il gruppo di Furnari al quart'ultimo posto in classifica. Sono i calabresi a farsi vivi per primi al terzo, con una punizione di Asselti che attraversa tutto lo specchio della porta e termina larga, con Landi che controlla la situazione. Le due squadre non innescano mai le marce alte, come se la paura di perdere avesse il sopravvento sulla voglia di vincere, e al diciottesimo Città di Messina ci prova da fermo. Calcagno chiama lo schema per Bonamonte, che crossa per Galesio, la cui acrobazia da due passi termina fuori, ma l'arbitro ravvisa anche un gioco pericoloso dell'attaccante argentino. La partita si accende a cavallo della mezz'ora. Prima è Joe Uomo che si libera al limite, ma trova la respinta stilisticamente non perfetta ma efficace di Landi. Poi è Bonamonte che va via di prepotenza a destra, serve la corrente Nicosia solo a centroalia, ma la conclusione del centrocampista giallorosso si perde altissimo e Città di Messina non sfrutta una buona opportunità. Le azioni si susseguono e al 35esimo un cross sbilenco di Fofana si trasforma in un'insidiosa parabola alzata in corner da Scuffia. Dall'angolo seguente lo stesso Scuffia mette fuori e arriva sulla sfera Bombara, il cui tiro da distanza siderale diventa un lancio per Nicosia, palla domesticata dallo stesso 7 giallorosso per Santoro e adesso sul primo palo dell'ex di turno, respinto coi piedi dal portiere ospite. Tre minuti dopo è il Roccella a farsi pericoloso, Ngom tocca per Osei che crossa, Bombara fa buona guardia ma serve inavvertitamente Joe Uomo, dribbling secco e tiro preciso dell'attaccante canese che supera Landi ma trova il provvidenziale salvataggio sulla linea di Fragapane. È l'ultima emozione di un primo tempo scialbo che si chiude sullo 0-0, logica conseguenza del poco che si è visto in campo. La ripresa viaggia su ritmi ancora più bassi, il Roccella ci prova al 55esimo con un colpo di testa in tuffo di Amelio su corner di Asselti che Landi blocca senza patemi. Poco dopo l'ora di gioco, punizione di Pizzutelli, Landi non trattiene ma poi si getta prontamente sui piedi di Messina e lo anticipa. Calabresi vive ancora da corner ma lo stacco di testa di Asselti si perde altissimo. L'ultima chance per il Roccella con una punizione di Pizzutelli alzata sopra la traversa da Bombara. Non ci sarà però tempo per battere il corner e al triplice fischio lo 0-0 del Despar Stadium è utile soltanto per interrompere la striscia di sconfitte consecutive, ma lascia Città di Messina e Roccella a braccetto a quadra 23, appaiate al quart'ultimo posto in classifica. Purtroppo stasera con questo tema caldissimo di cui ci stiamo occupando non abbiamo molto tempo a disposizione, però volevo capire, Davide, se questo pareggino in uno scontro diretto come quello con il Roccella ha più come dire, un significato, un retrogusto amaro che... Certo. Certo, dico, dopo 5 sconfitte consecutive vincere sarebbe stato importante. Fra l'altro, dico, non è neanche città... un brodino sto 0-0, insomma. No, certo, soprattutto meglio, per l'avversario che avevi di fronte. Come me, meglio un ferito che due morti, dice, però so. Voglio dire, come diceva il buon Buffon, dico, però dico, effettivamente vincere in questa partita sarebbe stato fondamentale perché dico, era uno scontro diretto e quindi... Peraltro freno a mano tirato anche ieri, è vero, qualche occasione c'è stata, però insomma... Ma sai, diciamo il Città aveva avuto quel momento, dico, appunto un mese e mezzo fa, quando era arrivato a 3 punti, credo, dai playoff, in cui, per esempio, rispetto al discorso che si faceva prima, se quelle voci fossero state, diciamo, un minimo di fondamento e ci fosse stato qualcuno dietro intenzionato a fare questa operazione, quello sarebbe stato il momento per mettere denaro fresco, mettere 3-4 giocatori per rafforzare la squadra e si arrivava ai playoff. A quel punto, dico, perché purtroppo a Messina si discute molto, dico, e poi si va a finire che magari va in mezzo anche il Città. Si guaglia poco. Pubblicità, torniamo subito. Oggi insomma la scaletta è un po' saltata, rapidissimamente vi faccio vedere come sono andate le cose sugli altri campi in questo turno di Serie D. In una Merigo Liguori strapieno, la Turris supera 1-0 il Bari e riapre un campionato che resta comunque saldamente in mano ai pugliesi. La gara si decide allo scoccare dell'ora di gioco, punizione di Celiento deviato dalla barriera, Marfella anticipa Vacca ma smanaccia verso Riccio che insacca a porta vuota. I corallini, privi di Aliperte del Bomber Longo, salgono a meno 9 dal primo posto e mercoledì possono accorciare a meno 6 dopo il recupero con il Rotonda. Alle spalle del duo di testa si isola il Marsala che torna a vincere dopo 3 pareggi consecutivi e supera 2-1 la Cittanovese con i gol di Tripoli al 18esimo e Prezzabile al 55esimo, entrambi sugli sviluppi di calci di punizione. Mentre il Napolitano ad accorciare le distanze per i calabresi al 64esimo ribadendo il rete e la corta respinta di Giappone che manda la palla sul palo.
In una giornata ricca di pareggi, il Gela si ferma sull'1-1 con il Troina, ospite in vantaggio con un pallonetto di testa di Sidibe, mentre Sowe impatta 4 minuti dopo, sfruttando al meglio la papera di Polizzi. Il portiere ennese poco dopo è espulso al termine di una rissa con il compagno di squadra Mudumbu, che gli rimproverava il cattivo intervento sul pallone. 1-1 anche tra Palmese e Nocerina. Al 31esimo Campani avanti con Simonetti, che corregge in rete il cross di Orlando, ma nella ripresa, dopo il rigore fallito da Colica, il Neroverdi pareggia all'84esimo con un gran gol dalla distanza dell'ex Messina Bonadio, che indovina una spettacolare traiettoria che tocca la parte bassa della traversa e batte al di là della linea di porta. Chiude il quadro il 2-2 tra Logre e San Cataldese, che tiene tutto aperto in chiave salvezza. Calabresi avanti nel primo tempo con il colpo di testa di Strumbo sugli sviluppi di un corner e con la staffilata di La Rosa al termine di una pregevole azione personale. La San Cataldese rientra in corsa nella ripresa, cross di Ficarrotta, corta respinta del portiere e gol di Sicurella. Al 93esimo poi, schema su punizione, tocco raso terra di Montalbano per Calabrese e piattone vincente per il 2-2 finale. Questi erano i gol, torniamo a casa con Gregorio Parisi. Intanto sono contento di apprendere che tanti consigli comunali seguono la nostra trasmissione, perché abbiamo avuto dei riscontri anche via WhatsApp. Sapete della notizia, lo dico a beneficio di quanti avessero acceso la televisione in ritardo. Abbiamo sollecitato l'intervento delle istituzioni, abbiamo ricevuto in diretta la telefonata del consiglio comunale Massimo Rizzo, che ci ha annunciato di aver parlato con il sindaco De Luca, che in questo momento è fuori, che è al suo rientro, quindi nell'arco di questa settimana incontrerà lo stesso Massimo Rizzo e credo anche altri consigli comunali per gettare le basi per un tavolo tecnico per affrontare l'emergenza Messina Calcio. E questa è una gran bella notizia, perché finalmente si batte un colpo da Palazzo Zanca. C'è scritto anche due colpi, perché a parte il consigliere Massimo Rizzo c'è scritto anche il consigliere comunale Giovanni Caruso. Andare al campo la domenica. Uno di centrosinistra, uno di centrodestra, così siamo a posto con la par condicio. Par condicio per tutti. Andare al campo la domenica per tanti di noi era qualcosa di magico. Rilanciamo una volta per tutte il calcio in città e facciamo tornare magiche quelle domeniche. Il valore sociale dello sport è molto importante. Chiunque acquisterà la società deve comprendere che la biancoscudata va rispettata e onorata sempre. Buona serata. Sì, però caro consigliere Caruso, come ha fatto l'avvocato Rizzo, facciamo moral suasion, ecco, nei confronti dell'amministrazione comunale, mi sono sparato sta espressione, e quagliamo, ecco, così compenso la moral suasion. C'è un bel messaggio da parte di Nino. Non è solo una squadra di calcio, è una passione, è una ragione di vita per chi in quella curva ci è cresciuto e vi sta crescendo i propri figli. La biancoscudata ti fa gioire, ti fa piangere, ti fa innamorare, un amore che non si tradirà mai. Questo è il momento in cui chi ha a cuore la squadra che rappresenta, la maglia, si faccia avanti. Il sindaco non può esimersi da questo ruolo, l'imprenditoria messinese sa che non può tirarsi indietro. Non siate messinesi, dice Nino, come la famiglia Franzo, ovvero solo per la loro convenienza. Siate messinesi, questo è il momento per farlo. Davide, a te hanno tirato un po' le orecchie per quanto riguarda il discorso di prima dei Franza, e sono stati costretti, secondo alcuni dei nostri telespettatori, ad andare via per come erano stati trattati, per cui punti di vista. Diciamo che non sono stati trattati bene da una frangia della tifoseria, ma è stata comunque una scelta irresponsabile quella di non iscrivere il Messina. Questa è storia al campione di Serie B. Una bella risposta da dare a chi, insediandosi negli ultimi 10 anni nella poltrona di presidente del nostro Messina, diceva sempre: ma i tifosi del Messina perché non vengono allo stadio? Sarebbe di andare in massa al Franco Scoglio contro la vice capolista Turris e spingere il Messina alla vittoria, e poi, come si cantava a Sanremo, sarà quel che sarà. A proposito di Turris Messina, vediamo rapidissimamente il prossimo turno, le altre gare, detto del match contro la vice capolista che si svolgerà al Franco Scoglio. Troina, Città di Messina, altra sfida salvezza per la squadra di Furrari. Cittanovese Legia Virtus, Bari Marsala, Nocerina Gela, Portici Palmese, Roccella Castoillo e Rotonda Logri, San Cataldese Acireale. Hai 30 secondi per leggere l'ultimo messaggio di stasera, e chiedo scusa veramente alle decine e decine a quali non abbiamo potuto dare spazio. Sì, purtroppo tanti telespettatori a cui non abbiamo potuto dare spazio. Poi gli rispondi tu stanotte, privatamente. Metto io singolarmente con ciascuno.
Sciotto passa la mano, bene, la prenda chi ha contestato, ha fisso striscioni per tutta la città. Diamo voce anche a chi non era d'accordo con questa protesta, perché anche loro ci hanno scritto questa sera, anche chi non era d'accordo con la protesta dei tifosi, anche chi voleva che Sciotto restasse, per cui per completare il quadro di chi ha partecipato questa oggi alla nostra trasmissione, diamo voce anche a loro, che sono di meno, però comunque ci sono. Mentre io saluto, dammi il risultato del sondaggio, grazie Ciccio, a Ciccio Certo e Davide Mangiapane, grazie a voi. Con i quali abbiamo provato a ragionare stasera, portandoci a casa appunto questa notizia dell'incontro nel corso di questa settimana tra rappresentanti del civico consesso su iniziativa dell'avvocato Massimo Rizzo e sindaco per affrontare la questione Messina. Sondaggio, esito? Nel sondaggio vi avevamo chiesto passo indietro di Pietro Sciotto e Messina in vendita. Pensi che da qui a breve arriveranno offerte concrete? Siamo rimasti su percentuali abbastanza nette, cioè? nei confronti del no, perché il 67% dei tifosi che hanno votato su cornermessina.it e messinanelpallone.it pensano che nessuno si farà avanti a breve con delle offerte concrete per rilevare il Messina di Pietro Sciotto. Grazie Gregorio, con te ci vediamo nella seconda parte della nostra trasmissione, che sarà dedicata stasera al ciclismo con il team Nibali. Eccoli qui, guardate quanto sono belli, dopo la pausa. Ditelo a TCF. Allora, bentornati, lo dicevo in apertura della trasmissione, sono molto contento stasera di avere con noi gli amici del Team Nibali, intanto Lillo La Rosa, che è un amico, una persona che stimo molto per quello che fa, per questa disciplina e per lo sport in generale, per la città, accompagnato dagli altri tesserati. Abbiamo tanto da dirvi, ci sarebbe piaciuto anche avere un collegamento con col fondatore, lo definiamo così, di questa bella avventura, con chi ha dato il là a questa avventura, vale a dire Vincenzo Nibali, che però ha un impegno professionale importante in questo momento, giusto? Innanzitutto grazie per l'invito Pietro. È stato un piacere. Piacere nostro, andiamo già via? No, rimaniamo. No. Vincenzo in questo momento è al Teide, sta facendo uno dei tanti ritiri programmati con il Barentino. E quindi insomma ci saluterai in un'altra occasione. Come nasce il Team Nibali? Tanto state vedendo in studio questa bella bicicletta che ci fa entrare un po' nel clima di questo racconto di stasera. Come nasce il Team Nibali? Una volta era SD Nibali, poi c'è stata la trasformazione in Team Nibali. Partiamo chiaramente dall'inizio, dalle origini. Ma tutto nasce grazie alla passione di Vincenzo e quindi di un gruppo che ha seguito questa squadra fino a un certo punto. Il punto di raccordo di questa squadra è Pippo Cipriano, che è uno dei direttori sportivi. E vengo a tempi più recenti, il presidente è Rachele Perinelli, che è la moglie di Vincenzo Nibali, e questa è una cosa molto importante. Ma Vincenzo dice: voglio fare questo perché? Voglio fare questo per? Sì, voglio fare questo per lasciare una traccia nella mia città innanzitutto. E allora il ciclismo può essere un buon mezzo per trasmettere qualcosa. Lo abbiamo definito spesso la metafora della vita, no? Cadi, ti rialzi, ai momenti bui, ai momenti più opportuni. Anche lui è successo, no? Come immagina, no? Il Tour de France, immagina le Olimpiadi, immagina quante cose sono successe in questi anni. Li vedo ridere e sono felice, sono contento che siano felici. Beh, dai, sono le telecamere sì. Che fanno questo scherzo. Ci fa piacere che nel 2019 ancora nell'era dei social le telecamere facciano questo effetto, vuol dire che hai gente sensibile nel sì, gruppo, sicuramente. Per uno sportivo è una dote. Mi auguro che siano più sensibili poi le direttive di Pippo Cipriano e di Marco Sgarrella, che sono... Adesso li presentiamo, sì. Prima però, continuando in questo percorso, mentre la regia quando vuole ci può trasmettere delle immagini che raccontano della vostra vita, dei vostri allenamenti, dei vostri momenti anche di convivialità. Diamo qualche numero, quanti siete intanto e che cosa fate? 12 ragazzi, 6 allievi e 6 juniores. Fasce d'età allievi? Vanno dai 15 ai quasi 18 anni, in pratica gli allievi più i 2 anni juniores, quindi categorie molto importanti per la formazione del giovane ciclista. E poi per gli junior sono quasi un trampolino di lancio verso qualcosa di più importante. Cosa facciamo? Gli allievi correranno sicuramente in Sicilia, in tutto il meridione, e faranno degli stage a nord, in Veneto, con esattezza a Vittorio Veneto, dove abbiamo preso casa. Loro staranno lì per circa 20 giorni a correre alcune delle gare più importanti del calendario del nord-est. Gli junior invece, subito dopo il campionato italiano, che credo si svolga il 17 di giugno in Umbria, si trasferiranno
nella nostra casa di Vittorio Veneto e lì resteranno per 3 mesi di fila. Tu sei sceso nello specifico, ma la mia domanda era forse più generica, ma anche per lanciare un messaggio a chi ci segue da casa. Che cosa state facendo, nel senso qual è il vostro obiettivo? Lavorate con questi ragazzi per farne, se possibile, dei professionisti, no? O comunque lanciarli... La risposta è molto semplice, l'abbiamo già data ad altri 2 colleghi. In ambito nazionale non c'è l'idea di formare il campione in senso stretto. Il campione noi già ce l'abbiamo e si chiama Vincenzo Nibali. Poverino, ci vorrà pure un passaggio generazionale. Sì, certo, sicuramente modo. Però statisticamente, insomma, che un altro messinese riesca a fare quello che Vincenzo sta facendo e farà, voglio dire, non è facile. Ci accontenteremo di un professionista, ecco, lì parliamo del top al mondo. Allora, quali sono i messaggi? Noi immaginiamo di avere dei ragazzi educati che vadano bene a scuola, innanzitutto, che poi si allenino, che amino questo sport, perché se non lo ami non c'è la passione e allora è finita. E poi i nostri tecnici immaginano di creare il ciclista. Quello che può succedere dopo, soltanto Dio lo sa. Vabbè, abbiamo degli esempi come il giovane fenomeno Remco Evenepoel, che in 2 anni di ciclismo ha vinto titolo europeo, 2 mondiali in strada e adesso è a cronometro, adesso è diventato professionista per una grande squadra e alla prima gara che ha partecipato da professionista è arrivato 15°, 3° in una gara a cronometro. Insomma, tutto può davvero succedere. Poi c'è questo messaggio di positiva messinesità in giro, perché noi non corriamo soltanto in tutta Italia, noi corriamo anche in Svizzera. Quest'anno saremo una settimana in Svizzera, nella zona di Lugano. Avete anche, credo, ne abbiamo parlato in altre circostanze, delle partnership, no, con altre realtà? Sì, a nord-est, ma una ne è nata con la squadra di Dario Cataldo in Spagna, e quindi correremo 2 gare a tappe in Spagna, una nei Paesi Baschi e una 3ª gara in Portogallo. Ora ci torniamo all'aspetto tecnico, però lavorate molto sul sociale, il tema della sicurezza stradale a cui Vincenzo Nibali tiene molto, lo sappiamo ogni qualvolta a Messina ne parla. E io volevo per un attimo fare un passo indietro e parlare di una vicenda che ha colpito da vicino nel cuore questo gruppo di appassionati di sport. Parliamo della vicenda di Rosario Costa, che tutti voi conosceranno, vicenda che ci ha colpito tutti, devo dire a me in particolare, visto il legame affettivo che mi lega ad alcuni familiari di Rosario. Qui abbiamo il papà. Ecco, quello è stato un momento, penso, il più duro per tutti voi, ma quel dolore lo avete convertito proprio in questa voglia di promozionare la sicurezza stradale per i ciclisti innanzitutto. Questa rimane una ferita aperta. Io credo che abbiamo pagato dazio nel modo peggiore, ma non soltanto noi come team, perché un ragazzo come Rosario non appartiene a quella che era SD Nibali o al team Nibali. Rosario appartiene alla storia di questa città, per quel poco che ha fatto vedere, ed è la rappresentazione del bravo ragazzo che va a scuola, si allena, corre e vince. Il tema della sicurezza, che una maledetta domenica mentre si allenava sulla Litorania ha perso la vita, ecco il ricordo per quei pochissimi che... Sì, ma vedi, questa cosa succede sistematicamente, ogni 33 ore circa, c'è una statistica, qualcuno muore in Italia, muore sulle 2 ruote. Quindi c'è un problema molto serio che riguarda la sicurezza stradale, che non è un problema che si risolve con la bacchetta magica. Allora ci vogliono le strade opportune, sicuramente, per far allenare i ciclisti, non solo, anche per far andare la casalinga in bicicletta in sicurezza, ma ci vuole l'educazione dei ciclisti ed è su quello che stiamo lavorando. Perché ci vuole anche quella. Perché mi fa piacere che lo dici tu. Ma la colpa non è soltanto degli automobilisti. Mi fa piacere che lo dici tu. Noi vediamo e ci scontriamo sistematicamente con molta gente che va in bicicletta ma non sa andare in bicicletta e che quindi non rispetta le norme. Ed è ovvio che poi qualcosa possa succedere. E poi c'è il problema di una mancanza del controllo del territorio. Perché se così fosse ci sarebbe un maggiore deterrente e di fronte alla deterrenza magari l'incidenza diminuisce
Qui ci ricolleghiamo a un tema che affrontavamo prima. Stiamo vedendo le immagini di vostri allenamenti, non passeggiate, perché le passeggiate sono quelli dei ciclamatori, sì. Voi invece fate altro, con tutto il rispetto per chi fa cicloturismo, ciclismo a livello amatoriale. Dico, mio papà per esempio è un grandissimo appassionato, però sono due cose diverse. La qualità delle strade, no? Sulle quali siete costretti a cimentarvi, contesto bellissimo, forse uno dei migliori per fare ciclismo, ma strade spesso dissestate, con buche, rischiate sempre sistematicamente la frattura ogni caduta. È questo uno dei motivi principali per i quali, se vuoi fare il salto di qualità, devi andare ad allenarti fuori, come è accaduto a tanti, come è accaduto anche, poi sarebbe comunque successo in ogni caso per lui, visto il talento che ha espresso a Vincenzo all'inizio, proprio all'inizio della sua carriera. Vedi, dai tempi di Giovannino Corrieri, che è stato uno dei grandi rappresentanti, mitico Giovannino Corrieri, rappresentanti, io ricordo sempre la vittoria al Parco dei Principi, al Tour de France, grande gregario di Gino Bartali. Posso salutare tuo papà, che era uno che celebrava spesso in televisione? Beh, sì, papà non è venuto perché ha l'influenza. Spero, no? Che ci segua, lo sì, saluto. È uno dei direttori sportivi, lo anche saluto. Se lui ha deposto le armi e lascia fare a Pippo Cipriano e Marco Sgarella, ci mancherebbe, c'è un problema epocale, no? Il ciclismo si evolve. Ricordo comunque i racconti di Corrieri. Ma lui è rimasto una sorta di memoria storica, io sono felice di aver ereditato da comunque, mio padre. Tornando al tema... No, sicuramente non è per le strade. Lì anche fatto, o no? Anche, ma lì andrebbe fatto un grande investimento per la Sicilia tutta, perché ne parlavamo prima, cosa può diventare la Sicilia dal punto di vista ciclistico? Perché le squadre devono andare a fare i ritiri in Spagna, a Tenerife o in altre zone, quando noi abbiamo la Sicilia? Cosa ci manca? Cosa ci manca? La vision ci manca e la politica, che sappia accompagnare il percorso di imprenditori, connetterlo alle squadre e fare in modo che questo diventi una sorta di paradiso del ciclista. E invece non è così. Ci sono molte persone che si impegnano per la sicurezza, per il lancio di programmi simili, ma c'è sempre qualcosa che non funziona. Senti, a proposito di Sicilia, leggevo nelle scorse settimane che RCS è la società editrice, tra gli altri, della Gazzetta dello Sport, che organizza il Giro d'Italia e che ha deciso di rilanciare una vecchia classica che era il Giro di Sicilia. Ci sarà Messina in questo tour, che tu sappia? So che hai agganci, quindi magari qualche anticipazione. Mauro Vegni, che è a capo di RCS, ci ha visto lungo e ha sicuramente captato la parte finanziaria grazie al presidente della regione. Ma forse sennò... anche la passione della gente siciliana per il ciclismo, consentimi, che sì, c'è, perché che no, è tanto. Perché no. Cioè, noi abbiamo Vincenzo Nibali, ma abbiamo anche tanti altri corridori, Visconti. Come no? Noi abbiamo veramente una fucina. Sto per non mi fare cadere la bicicletta. No, la bicicletta no, perché insomma costa anche parecchio. Io al momento so che Messina non verrà toccata. Non verrà toccata. Però so che Milazzo si è mossa bene e forse in tempi... Ma ci sono ancora speranze, che sarebbe bello, insomma. La speranza è l'ultima a morire? Sì, forse. Io ricordo quella giornata di 2 anni fa al Giro d'Italia qui a Messina, che fu veramente qualcosa di fantastico. Ma non sarebbe la stessa cosa, perché RCS non si muoverà con lo stesso villaggio. Ovviamente, però comunque sarebbe una bella vetrina. Sarebbe una bella vetrina. Bene alla città, perché vorrebbe dire portare il ciclismo di Serie A in questa città. Ma Vincenzo parteciperà al Giro della Sicilia? In questo momento, in quel periodo, Vincenzo è tascato per andare in ritiro, quindi al momento i suoi tecnici non si sono pronunciati, chissà. Vedremo. Chissà. Intanto, visto che avete il gelato, vi presentate, no? I ragazzi, ma anche i dirigenti. Se passiamo il microfono, il gelato è quello, no? non è il cono con la panna. Se mi dite la vostra età e la categoria in cui militate. Ciao. Sono... Mi chiamo Giunta Carmelo Samuele e sono allievo di secondo anno e ho 16 anni. 16 anni. Accanto, non credo abbia 16 anni. Qualcuno in più, grazie. Pippo Cipriano, direttore sportivo. Pippo Cipriano, famosissimo Cipriano. È uno dei personaggi storici in questa città e non solo. Devi sapere che negli anni 70 lui ha militato nelle categorie superiori ad altissimo livello, confrontandosi con i migliori ciclisti che poi sono diventati professionisti, e lo dico, Pippo non è diventato professionista, lo dico, perché fu favorito un ragazzo del nord, ecco, vedi, quando queste cose erano davvero delle ingiustizie,
e quindi gli sponsor spinsero in una direzione piuttosto che l'altra. Ma dico, Pippo, per dire alla Valentino Rossi, ne ha sverniciati di ciclisti famosi. Sei stato chiaro. Per esempio, dai un nome, fammelo. Martinello. Insomma, che non è uno qualunque. Accanto? Io sono Daniele Formiga, juniores, 16 anni. Daniele, poi accanto un altro bebè. Sì, io sono Piero Bonarrico, non mi occupo direttamente di quella che è l'attività sportiva, ma mi occupo Lillo di... Lillo mi ha devastato il microfono, va bene. Tutte, pagherà alla fine. Mi occupo di quelle attività che sono, diciamo, ormai indispensabili per chi fa sport, tipo i social, internet, e-commerce e quant'altro ci aiuti a farci conoscere e a farci pubblicità. Poi? Buonasera, Stello Costa, e collaboro sempre con il team Nibali. Stello, un abbraccio forte, dire, Stello. Su Stello? Su Stello, sì, perché Stello da quest'anno avrà una bella responsabilità. Abbiamo immaginato di fondare la scuola di ciclismo a nome di Rosario Costa, quindi la RC31, e Stello avrà la responsabilità del buon andamento. Spiegami bene questa cosa, così capiamo cosa farà Stello. Scuola di ciclismo, la scuola aperta... di ciclismo è aperta a tutti i ragazzi. Fascia d'età? Dai 6 ai... Ah, già dai 6 anni? Sì, dai 6 anni i ragazzi. E chi volesse andare, cosa deve fare? Deve contattarci, ci saranno dei volentini da qui a poco. Magari su social, Facebook. Certo, veicoleremo questa attività. Cosa si fa? Innanzitutto i ragazzini si devono divertire e devono imparare ad andare in bicicletta. Anche se già i genitori quando hanno 6 anni li vedono come Fausto Coppi piuttosto che Vincenzo Nibali, non è così. E lì Pippo Cipriano e Marco Sgarrella insegnano i rudimenti per andare in bici. Quando comincerà questa cosa? Cominciamo tra 2 settimane scarse, il tempo di sistemare. Quindi magari un messaggio via Messenger sulla vostra, perché credo ma che certo, qualcuno sarà certo, interessato e vi può contattare. Quindi Stello, diciamo... Beh, Stello è un personaggio che c'è stato sempre accanto e per cui continuerà a starci accanto nel mondo del ciclismo. Per tanti motivi che è inutile sottolineare. Va bene, poi gli altri ragazzi... Ce la fai? Sì. Ciao, sono Davide, 14 anni, allievo di primo anno. Davide, allievo, va bene. Accanto? Buonasera, sono Giovanni Mortellini, ho 14 anni, sono allievo primo anno. Ok. Buonasera, sono Manfredi Cipriano, juniores primo anno, 16 anni. Buonasera, sono Fabio Guzzo Crea, 15 anni, allievo secondo anno. Buonasera a tutti, sono Gabriele Bonafò, vengo da Barcella Pozzo di Cotto, ho 16 anni e sono allievo di secondo anno. E infine un altro over. Buonasera, Marco Sgarrella, direttore sportivo. Mancano anche altri corridori, perché abbiamo preso un ragazzo di Trapani, Anselmo, Gianni Anselmo, che è un promettente velocista che l'anno scorso che ha vinto 6-7 gare in volata, quindi Pippo e Marco sono felici di averli nel gruppo, anzi nella compagine, come dite voi, nel calcio. E poi abbiamo la Terra Pirre, primo anno di... Io non lo dico perché il mio amico Sergio Magazzù mi insegnò che era un'espressione che non si doveva utilizzare, quella di compagine. E se lo dice Sergio, allora bisogna rispettare... Diciamo perché è un amico comune. Sì, sì. Poi dell'equipe, ecco, fanno parte anche Samuele La Terra Pirre, allievo di primo anno, che ha il fratello che è un under 23 che corre nella nostra squadra gemella della Mastro Marco, che è quella che ha formato e lanciato al professionismo Vincenzo. E poi dimentico anche Alessandro Greco che è della zona del Catanese. Enrico, che manco, dico, è antipatico, ma io la domanda da giornalista la devo fare. Abbiamo in questo momento degli elementi, senza fare nomi naturalmente, che secondo me hanno potenzialità per sfondare? Per sfondare non lo so, ma hanno delle potenzialità. Non dico per diventare Nibali, per sfondare in questo mondo. Allora, abbiamo dei ragazzi che sicuramente quest'anno ci daranno delle soddisfazioni, e ne abbiamo certezza, sia nella categoria degli allievi, sia nella categoria degli junior. E ti dico che è una grande soddisfazione anche arrivare tra i primi quando si corre in Veneto. Certo, certo. Perché devi sapere che qui nelle gare degli allievi, anzi tu hai assistito a una gara, no? Al Memorial. L'anno scorso. Lo scorso anno di Rosario. Qui si parte in 30 e in 40. Lì si parte invece in 150 per categorie e si cammina sempre a 40 e oltre, e quella diventa la bella sfida, perché vincere qui è troppo facile, piazzarsi chiaro, lì è difficile. Chiaro. Questa è la sfida. Ragionamento chiarissimo. Dunque, abbiamo un paio di minuti perché poi c'è il telegiornale, però volevo affrontare due temi. Intanto la questione doping, no? Che nel ciclismo, diciamocelo, resta un tema, non voglio dire un problema, ma certamente una priorità da non sottovalutare.
Questo è un tema molto, molto duro da trattare e io credo che... So che un minuto è poco, però... No, allora ti do la mia idea, che poi non è legge, è soltanto la mia idea. Non viene fatto tutto ciò che dovrebbe essere fatto. Bisogna mettere le mani in tasca alla gente. L'atleta che viene preso deve essere radiato, non devono essere date seconde opportunità e poi gli sponsor devono rivalersi, ma subito, in tutte le categorie. Potrei parlare anche di cose più dure, ma magari il sistema giudiziario italiano non lo permette, ma doparsi per una gara a 15 anni, come è già successo in Sicilia. Che messaggio è per il mondo dello sport? E i genitori dove sono? O che parte hanno in questo sistema di cose? Che forse ecco. È più adatta come espressione. E infine la Gran Fondo. Oh, la Gran Fondo. Che è un evento a cui tenete particolarmente, che di fatto avete nazionalizzato, no? Siete partiti dal nostro territorio e ora è una manifestazione un po' che... Sapessi gira quante per critiche per questa cosa. È come se noi immaginassimo che uno come Antonello da Messina è qualcosa che riguarda soltanto il nostro contesto culturale e quindi Vincenzo Nibali riguarda soltanto il nostro territorio. Cioè la dovevano fare per forza. Ma sempre dai, qui a Messina, cioè, è ovvio che Rachele abbia, il nostro presidente abbia magari immaginato di fare anche altre cose. La correremo sicuramente a settembre, nei primi 10 giorni di settembre, la lanceremo da qui a poco. Quanti partecipanti avete in genere? La Gran Fondo. Ma l'ultima cattolica è stata una bella cosa, credo abbiamo superato le 3.000 unità. Non immagino che quest'anno arriveremo a tanto, perché c'è un po' un'implosione delle Gran Fondo, sono tantissime e il ciclista della domenica o il ciclomatore che si vuole cimentare, impegnare, deve anche scegliere. Voleva sul tema intervenire. Sì, prima di chiudere vorrei ricordare che il 28 di marzo ci sarà, 31 di marzo ci sarà l'esordio stagionale per la squadra, che è diciamo una gara che si svolgerà a Qualchiesi Camino e sarà organizzata dal team Nibali ed è il Memorial Rosario Costa. Questo ci teniamo a dirlo. Noi chiaramente nei nostri telegiornali avremo il piacere di promozionare questo evento e insomma anche poi di parlarne. Sì, sì. Questo sarà l'esordio siciliano, perché noi partiremo già dalla seconda settimana come da calendario ufficiale della Federazione Ciclistica Italiana a gareggiare. Mi devi dire qualcosina su questa bicicletta e poi ti saluto, perché siamo andati oltre il tempo massimo abbondantemente, perché è un gioiello. Sì, è un gioiello proporzionato a quella che è l'attività dei nostri ragazzi. Ovviamente. Perché c'è questa moda bruttissima a strafare, immaginare che ragazzini dell'età dei nostri debbano avere biciclette da 10.000 euro. Non funziona così. Nel momento in cui i ragazzi valgono, vincono anche su quelli che vengono chiamati i cancelli. Ecco. Quindi la bicicletta tra l'altro è della stessa marca per la quale corre Vincenzo Nibali, quindi puoi immaginare loro quanto sono carichi, certo, no? In attesa del debutto stagionale. Ancora non l'abbiamo consegnata, prossimamente lo faremo. Va bene, grazie a Lillo La Rosa. Grazie a voi tutti. E complimenti per quello che fate. Noi abbiamo da adempiere al nostro dovere settimanale, vediamo che tipo di pensierino della sera ci regala stasera il nostro Gregorio. Se proprio ci tocca, comunque lo facciamo anche questa sera e ci salutiamo con una frase. Stavolta Pietro, ho scelto una frase dell'Idiota di Dostoevskij, per restare comunque in tema con tante cose che abbiamo visto in queste settimane. È meglio essere infelici ma sapere, piuttosto che vivere felici in una sciocca innocenza. Incoscienza, scusate. Ma c'è il punto interrogativo o è una certezza? No, è una certezza questa qui. È Dostoevskij che ci dice che è meglio essere infelici ma sapere, piuttosto che vivere felici in una sciocca incoscienza. Sei d'accordo, Lillo? Assolutamente sì, la verità fa male. Sempre meglio la verità. Va bene, grazie ancora ai ragazzi del team Nibali, grazie a tutti voi per averci seguito anche stasera. Vi aspetto lunedì prossimo alle 21. Buonanotte.